Fate caso al casino, scusate il gioco di parole. Allora, questo libro sul 700 lombardo, Bella Electa. Settecento Lombardo, a cura di Rossana Bossaglia e Valerio Terrarori. Eletta. Dopo la grande rassegna, il 600 Lombardo, realizzata dal Comune di Milano nel 1973, la mostra 700 Lombardo rappresenta uno degli avvenimenti di maggiore risonanza per la cultura a Milano e probabilmente anche in Italia. Il 700 Lombardo può essere considerato il seguito ideale della precedente mostra che tanto interesse riscosse nel mondo dell'arte. Si è voluto con questa importante rassegna ridare lustro a un periodo dell'arte milanese e lombarda rimasto per lungo tempo nell'ombra. Solo di recente si assiste a una ripresa di interessi nei confronti del Settecento Lombardo, con un confronto fra i vari aspetti della pittura Lombardia, da cui emergono le relazioni tra Milano e le diverse province della regione. L'occasione inoltre è stata utile per dar vita al restauro di numerose opere presenti in mostra, grazie anche al determinante contributo della Cariplo, insieme con importanti opere di maestri della pittura sacra e profana. Il panorama artistico si arricchisce di ritratti, paesaggi, scenografie, oltre a sculture in legno e marmo. Nel Settecento a Milano convergono le diverse zone, numerose committenze pubbliche e private. Le opere esposte sono tra le più significative della pittura sacra e vedranno radunate circa 200 tra grandi pali d'altare, dipinti di dimensioni minori e bozzetti anche per affreschi. Inoltre, l'arte di soggetto profano comprende 50 opere tra dipinti a tema mitologico, pittura di genere, paesaggi, nature morte e ritratti. La mostra si articola in diversi settori e comprende disegni, incisioni, legatura di codici, modellini architettonici, sculture, abiti, tessuti, mobili, elementi d'arredo, maioliche, argenti, oltre a una sezione didattica. Un particolare ringraziamento va ai curatori, ai prestatori e alla Cariplo per il contributo determinante che ha reso possibile la realizzazione della mostra. Paolo Pilitteri, sindaco di Milano. La mostra del 700 Lombardo, prima grande mostra del 1991. Ben evidenzia il tradizionale impegno della civica amministrazione nell'organizzare rassegne di grande respiro culturale che infatti dal 1951 ad oggi hanno illustrato e rivalutato a Palazzo Reale anche periodi protagonisti dell'arte lombarda. Quanto al tema e ai criteri, occorre anzitutto sottolinearne alcune novità per la Lombardia, a differenza di altri centri italiani. Finora era mancata una presentazione organicamente complessiva della produzione artistica, prevalentemente non limitata alla pittura, bensì estesa alla scultura, all'architettura, alla scenografia e dalle arti applicate, fra cui la moda. Il
In altre speciali mostre hanno posto l'accento sinora sui pittori maggiori, mentre ci sono altri artisti, da Andrea Lanzani a Legnanino e a Pietro Antonio Magatti, a Giuseppe Pettrini, al Carloni e a Francesco Londoño, ingiustamente rimasti nell'ombra, almeno per il grande pubblico. La costruzione del percorso della mostra, che copre all'incirca un secolo, dal 1680 al 1780, concludendosi all'inizio dell'età neoclassica, ha richiesto anni di lavoro a un folto gruppo di studiosi, brillantemente coordinati da Rossana Bossaglia, ai quali tutti va il plauso e l'apprezzamento della nostra città. Scusate, sono completamente cotto. A questa organizzazione particolarmente difficile e complessa ha contribuito anche la Fabbrica del Duomo, ad estendere al proprio museo una sezione che raccoglie soprattutto bozzetti di sculture realizzate nel Settecento per la Cattedrale Milanese. Il pubblico potrà così riscoprire espressioni significative e diversi momenti di un secolo della nostra storia artistica, trovandovi utili stimoli di ricerca e godimento culturale. Marco Parini, assessore alla cultura. Facciamo vedere il libro, lo sfogliamo, poi magari ci ritorniamo più precisamente. Ma non lo so, a noi questa roba ci sembra tutta robaccia. Sono ben nati il capolavoro. Ammazza. Non vorrei mettermi nei guai con quelli di YouTube. Già ci hanno redarguito più di una volta.
architettura, tutto immobili. Una bibliografia sterminata.